Ciao a tutti, questo è un sistema che ho installato recentemente per aumentare il riscaldamento all'interno di questa stanza. È fatto da una serie di ventole, in questo caso sono sei ventole, collegate a un termosifone. Le ventole, che sono normalmente, queste sono ventole di raffreddamento dei calcolatori, delle CPU, hanno lo scopo di rimuovere il calore da dietro e buttarlo davanti. In questo caso che fanno? Rimuovono il calore dal termosifone e lo gettano nell'ambiente, riscaldando ulteriormente l'ambiente. Adesso è tutto spento perché il termosifone è stato appena acceso. Queste ventole partono da sole perché sono innescate da un termostato che è questo qua. Questo termostato indica in questo momento la temperatura del termosifone che è di 48 gradi e mezzo e sta crescendo perché abbiamo appena acceso il termosifone. Appena arriverà la temperatura dove c'è scritto on, cioè 60 gradi impostata da me, il sistema che farà? Chiuderà questo circuito. Questo circuito è collegato tramite un potenziometro alle ventole, le ventole cominceranno a girare, succhieranno calore dal termosifone e lo getteranno nell'ambiente. E nell'ambiente noteremo subito una differenza di temperatura notevole. Adesso che è tutto spento siamo a 20. Normalmente, finché non c'era questo sistema, la temperatura di questa stanza, dopo 3-4 ore di riscaldamento di termosifone acceso, rimaneva a 20, massimo arrivava a 21. Invece con questo sistema, da che è installato questo, nel giro di 40 minuti arriva a 24 e poi devo spegnere perché è troppo caldo. Ma tra un po' vedremo tutto, tra un po' quando. Non appena la temperatura del termosifone, che in questo momento è di 49,5, anzi 49,6, arriverà a 60. Come fa questo termostato a misurare la temperatura del termosifone? Semplicemente perché c'è una sonda, questo filo, va a finire qua, e raccoglie il calore del termosifone. Come lo sento io, con le mie dita, lo sente pure questa sonda. Questa sonda trasferisce il segnale al termostato, che come vedete già è cresciuto, è passato quasi a 50 gradi. Tra un po' si arriverà a 60 e quando si arriverà a 60 faremo un altro filmato. Quasi. La temperatura sale rapidamente. Adesso tra un po', ecco qua, ecco qua, vedete? È partito il sistema. Le ventole cominciano a buttare aria dentro. La velocità di queste ventole può essere regolata a piacimento. Perché se noi aumentiamo la velocità delle ventole, raffreddano così bene che si abbassa la temperatura. Si abbassa la temperatura del termosifone istantaneamente. Quindi se noi invece la regoliamo ad un certo valore, sempre a questo livello qua, vedete che la temperatura si è abbassata subito, ma sta risalendo. È il giusto compromesso, perché non vogliamo che si abbassi troppo la temperatura del termosifone, perché se abbassa troppo poi il calore è inferiore. Infatti ecco, a questa velocità la temperatura risale dell'azione di queste ventole sulla temperatura dell'ambiente, che ancora è a 20. Eccoci qua. Le ventole hanno cominciato a fare il loro lavoro. È passato un quarto d'ora, forse 20 minuti, e guardate un po' che è successo. La temperatura da 20 è passata a 23 gradi, cioè praticamente è aumentata tantissimo. Come farà poi il sistema a spegnersi? Domanda. Beh, quando spegniamo poi noi nella caldaia, diminuisce la temperatura, la sonda cattura questa temperatura, e questa temperatura quando scende al di sotto di caso 50 gradi il sistema si spegne, quindi il sistema è totalmente automatico. Quanto costa tutto questo sistema? Allora, le sei ventole che vedete qua comprate sul sito, diciamo, di quelli sì, online cinese, costano 27 euro, tutte e sei le ventole, compreso questo sistema di, diciamo, di potenziometro. Il termostato, che è questo qua, costa 7 euro, comprato lo stesso sito, quindi con una spesa di 35 abbiamo risolto un problema importantissimo.
per permettere a questa stanza finalmente di scaldarsi. Adesso io chiudo il filmato qua, ma se aspettiamo un'altra mezz'ora, questa temperatura arriva a 25 gradi e poi farà troppo caldo e dovrò spegnere tutto il sistema.